sul mio canale di cucina. Oggi, come promesso, vado a raccontarvi insieme a Maria Chiara quello che sarà il nostro menù della vigilia e di Natale. Ma prima di raccontarvi il nostro menù, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. E poi passate nei commenti anche semplicemente per farmi un saluto. Un augurio di Natale. O un augurio di Natale, bravissima, grazie. Quindi andiamo a vedere il nostro menù. Per la cena della vigilia vado a preparare prima un antipasto, il pesce di guerra, l'insalata russa, ci sarà una bella insalata di mare e poi partiremo con il primo piatto. E noi, la nostra tradizione è quella di preparare gli spaghetti col tonno e devo farne in abbondanza perché poi la mattina a colazione ci sono i miei figli che ne fanno colazione con questi spaghetti freddi. Non alcuni, so come fa, alcuni, non diciamo. So come fa a piacergli, però loro sono ben felici di dare una bella forchettata di pasta al sugo. Vabbè, c'è chi si fa proprio un bel piattino in realtà. Eh sì, no, infatti. Un piattino. Vado a preparare il pesce. Di pesce io preparo calamari e gamberi fritti, poi preparo un'insalata di salmone. Dopo aver fritto il pesce vado a friggere le verdure. Come verdure noi usiamo friggere i carciofi, le melanzane e le colochitachia, o meglio le zucchine fritte a chips. Queste sono una ricetta che mi porto dietro da quando sono stata in Grecia, quindi sono circa 10 anni che la preparo. Ho preso l'abitudine di non fare più il secondo, o meglio di non fare più il pescione classico al forno, perché con tanti antipasti e con questi stuzzichini ovviamente poi arrivavamo che nessuno poi mangiava questo pesce e ce lo portavamo dietro per tanti giorni. Sì, perché poi uno si riempie troppo con di queste cose che queste sfizioserie e quindi non, e sarebbe stato un peccato. Tende a non mangiare il secondo piatto. Una caratteristica del nostro buffet della vigilia e di Natale è che noi praticamente apparecchiamo la tavola e su un tavolo vicino al tavolino, appunto dove si mangia, apparecchiamo tutte le pietanze e ognuno si alza e si serve. Da solo? Da solo. Tipo buffet? Tipo a buffet proprio. E così ognuno può gustare più o meno a seconda della pietanza che preferisce. Andiamo al 25. Il 25 mattina ci alziamo con comodo e noi abbiamo l'usanza di scartare i regali appunto la mattina del 25. Questa è una tradizione che mi porto dietro da quando ero bambina piccola piccola e ho continuato ad averla per mantenere un pochino più di atmosfera per un pochino più di tempo. Quindi il 25 ci alziamo, scartiamo i regali e poi facciamo colazione. La nostra colazione consiste nel preparare una bella cioccolata calda nella quale i miei figli vanno a mettere le barrette Kinder che si sciolgono. Chi più ne ha più ne metta, proprio tra Nutella, barrette Kinder, cioè, cioccolate varie di tutto. Quindi cioccolata calda con la panna, poi preparo sicuramente una crostata e poi tutto la carrellata di biscotti che abbiamo preparato nei giorni precedenti. Ma soprattutto che trovate qui sopra sul canale, vi lasciamo la playlist in alto a destra nel video. E ovviamente non può mancare panettone e pandoro. Una cosa alla quale teniamo moltissimo nella nostra famiglia è quella di ringraziare il Signore prima del pranzo di Natale. Allora ci prendiamo tutti per mano, tutti i nostri commensali, e diciamo insieme un'Ave Maria. Quindi sul buffet troviamo dei crostini al salmone, troviamo dei crostini al gorgonzola, poi troviamo il pesce di guerra che ovviamente è avanzato del giorno prima, dei sottaceti, troviamo un bel piatto con degli affettati, troviamo un paio di formaggi francesi che ci piacciono tantissimo e poi un pezzettino di parmigiano perché quello è sempre molto gradito a casa nostra. Il piatto più importante del nostro pranzo di Natale sono i cappelletti in brodo. E per finire, per chi ha ancora un pezzettino di posto, arriva l'arrosto al forno con le patate. Quindi una volta sparecchiata tutta la tavola, facciamo spazio ai dolci. Grande spazio ai dolci, tutti quelli che abbiamo preparato nei giorni antecedenti di Natale verranno messi in tavola e verranno gustati in allegria. Biscotti, ciambelloni, pastiera, panforte, pandoro. Quindi un po' tutti i dolci che ci eravamo prefissati di preparare. Quelli anche che poi sono quei dolci che uno non prepara tutto l'anno, no? Le chicche un po' più particolari, ecco, come possono essere i biscottini AS che abbiamo fatto in diretta la settimana scorsa. Insomma, ce ne sono davvero di tutti i tipi. Scegliete quello che più vi piacerà anche a vederlo e provate a realizzarlo. Gli amici, questo è il mio menù
per il 24 e il 25, e spero vi abbia dato qualche idea magari da realizzare anche voi a casa, e soprattutto spero e vi auguro di trascorrere queste feste di Natale in serenità, anche se quest'anno sarà un Natale molto particolare per tutti quanti. Quindi amici, speriamo che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, se non l'avete fatto ancora iscrivetevi al canale e attivate la campanella per essere sempre aggiornati su tutti i nuovi video che usciranno, fateci sapere se vi è piaciuto il video, soprattutto quello che sarà il vostro menù per Natale e per il 24, quindi per la vigilia di Natale. E non dimentichiamoci di farci gli auguri qua sotto, perché penso sia la cosa più importante in questo periodo di distanziamento sociale, no? Quindi amici, vi mandiamo un grosso bacio, un grande abbraccio e vi auguriamo buon Natale. Buon Natale! Ciao a tutti, a presto!